Buongiorno, oggi la tentazione era forte di presentarmi qui a questa rubrica con una collana di salamelle. Io la salamella naturalmente la adoro, mi piace la salamella, il prosciutto, la mortadella. Insomma, io perché non credo che si possano criminalizzare, escludere dalla nostra vita, ma ve la immaginate la fetta di mortadella con su scritto sul pacchetto, oppure ti metto la carta oleata con su scritto attenzione, la mortadella potrebbe farti morire. Ma io me la immagino, ma mi fa agghiacciare una cosa di questo genere. In ogni caso ho evitato perché. Poi la gente equivoca, ti fanno l'immagine, la ripresa, e poi parlo d'altro oggi, perché di questo parlerà oggi TGCOM nel pomeriggio a lungo, la carne, non la carne, la carne rossa, la carne lavorata, seriamente, con degli oncologi, c'è poco da scherzare, insomma. Il titolo della mia rubrica è una cosa un po' più ridicola, se me lo mettono, e si riferisce al sindaco Marino, però anche lì c'è poco da scherzare. Perché il sindaco Marino, ve lo dico francamente, fa venire da ridere. A me io lo vedo e mi viene da ridere. Perché penso, ma come ci è finito questo? E poi vedo quegli altri che vanno in piazza, lo prendono sul serio e allora capisco, sì, fa ridere, ma fino a un certo punto. Ma poi ancora di più, fa meno ridere ancora, la politica che è dietro Marino. Perché? Che sta succedendo? Marino ha finito, ha esaurito il suo percorso di sindaco di Roma. Può ricandidarsi, può fare politica nel PD, però ha una fortissima, diciamo, ha un fortissimo conflitto con il suo partito. Ma la cosa che pochi vedono, io leggo tutti i giornali la mattina, mi informo, telefono, chiamo, la cosa che tutti vedono è che questo conflitto è tuttora un conflitto lacerante nel PD romano. Orfini la mette giù tranquilla, Marino se ne va, se non se ne va lo mandiamo via noi. Oggi ho letto, e anche ieri, e anche in questi giorni, alcuni articoli che dicono: ma guardate che il PD romano, i 19 che siedono lì, che sono stati eletti da quei circoli, che sono stati sciolti per le inchieste anche interne di Barca e di Orfini, non pensano di dimettersi, perché non pensano che poi saranno mai più ricandidati né eletti, perché fanno parte di quel PD lì, capito? Quello delle inchieste. E allora. Io ho letto un bell'articolo oggi che si differenzia, tutti gli altri dicono oggi alla fine Marini ha ceduto, il PD gli ha detto che se ne va, si arrendono, tutti i consiglieri si arrendono. Ho letto un articolo interessante invece di Maria Teresa Meli sul Corriere che dice: ma non è vero per niente che si arrendono, guardate, non è così scontato. Ce l'ho al telefono. Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno Paolo. E beh, ho letto bene quello che dici te? Sì, beh sì, so che almeno un terzo dei consiglieri senz'altro non daranno l'intenzione di dare le dimissioni, lo ha notificato e lo sa bene sia Orfini che Palazzo Chigi. Non è, diciamo, un mistero sia per Renzi che per Orfini. E in più c'è questo tam-tam di oggi, secondo cui Marino potrebbe dimettersi addirittura entro questa sera o al massimo domani, perché pare che sia sua intenzione dimettersi prima dell'arrivo a Roma di Matteo Renzi. Dimettersi, scusatemi, rimettere le dimissioni. Certo. E quindi potrebbe cambiare totalmente la situazione, perché se il sindaco decide ancora prima del rientro del Presidente del Consiglio di tornare sindaco in carica, di ritirare le sue dimissioni, allora per il PD, non solo romano, ma per il PD nazionale, Sì, si creerà un bel diventa, problema. Si esatto. creerà un bel problema, certo. Infatti tu sei l'unica, guarda oggi, ho letto tutti i giornali, sei l'unica che ne fa un problema, se vuoi, politico, ma vero, perché tu dici questo incastro non è romano, è diventato un problema per Renzi, è diventato un problema nazionale. E poi un'altra cosa che mi interessa, ti chiedo ancora più specificamente, questi consiglieri, tutti dicono, beh, se Orfini ordina, loro fanno, ma è così? No, non è assolutamente così. Cioè, in realtà Orfini non ha nessun potere presso questi consiglieri, cioè soltanto presso alcuni,
ma diciamo, la maggioranza dei consiglieri poi va per conto suo e comunque fa premio il fatto di pensare che per altri 2 anni, tra virgolette, la sfangano e rimangono assisi in consiglio comunale piuttosto che vanno a Ramengo, perché sanno benissimo, appunto, come dicevi te, che non verranno ricandidati. Quindi, peraltro, le loro dimissioni, se fossero solo le loro, dei 19 consiglieri del PD, a nulla servirebbero, cioè 19 dimissioni dei consiglieri del PD equivale al fatto che subentrano i non eletti, i primi dei non eletti al posto loro, appunto, cioè non cambierebbe, dovrebbero essere di più le dimissioni date in contemporanea, insomma, un incastro complicatissimo che Marino sa benissimo che non avverrà mai, come lo sa in realtà Orfini, anche se ovviamente non lo può dire, non lo vuole dire, essendo il commissario del PD romano e avendoci messo la faccia in questa vicenda, perché non dimentichiamoci che Orfini è stato la persona che ha fatto proseguire Marino quando Renzi ha tentato la spallata, che si è fatto garante di Marino, dopodiché si è arrivati a questa situazione ed è ovvio che se a un certo punto il sindaco decide di riprendersi l'incarico in pieno, anche per Orfini si creerà un problema, perché io non credo che Renzi sarà tanto contento al ritorno dal Sud America di trovarsi in questa situazione che aveva affidato nelle mani di Orfini. Ah certo, Renzi se torna e trova questa cosa però giustamente se la prende con Orfini, non con Marino. Ma Orfini però non può prendersela con questi consiglieri, perché non sono quelli eletti dal suo partito. No, appunto, sono eletti dal suo partito prima. Bersani, è certo, dal PD di Bersani, è ovvio, quindi rispondono ad altre logiche e comunque Orfini, come sempre accade in questi casi, suo malgrado è diventato anche oggetto di rancori, essendo un commissario, ovviamente avendo chiuso alcuni circoli, messo dei subcommissari in tutta Roma, in tutto il PD romano, è ovvio che poi c'è anche soltanto per ritorsione c'è chi non farà quello che lui dice. Certo, è chiaro. E io condivido molto la tua riflessione e mi fido anche dei tuoi dubbi, dei tuoi punti interrogativi, per cui lo dico, ti ringrazio Maria Teresa, ma lo dico anch'io, grazie, lo faccio mio, attenzione, perché oggi ci può essere addirittura prima del ritorno di Renzi, oggi o domani, l'annuncio di Marino che dice io non me ne vado più, ritiro le dimissioni, e questo è un problema. Allora oggi, siccome sapevo di dover affrontare l'argomento, la Meli è preziosa perché appunto si distacca anche dagli altri, poi vedremo, potrà avere torto lei, torto io, ragione altri, non importa, però il problema lo sottopongo a Virginia Raggi, che è dentro il Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle, l'avete già vista, a fatti e misfatti, l'avete sentita, e insomma questo è avvocato tra l'altro e quindi un po' capisce di cose di questo tipo, e le rivolgo la domanda, c'è la possibilità che i consiglieri del PD non siano omologati alle decisioni che il PD annuncia, o no? Raggi, lei li conosce anche personalmente? Allora, innanzitutto buongiorno, grazie dell'invito. C'è la possibilità che i consiglieri non siano omologati. Io direi che siamo nelle mani di Dio, perché ogni giorno sentiamo un annuncio e poi il contrario e poi ancora un'altra posizione. Di fatto quello a cui stiamo assistendo ormai da giorni, e in realtà sin da Mafia Capitale, è stata una sorta di commissariamento del PD da parte di Orfini, che non è nessuno, ricordiamolo, perché non è stato eletto dai cittadini romani. Quindi sta commissariando un partito che sta tenendo sotto scacco, in ostaggio una città, e sinceramente questa situazione è aberrante, perché è quanto di più lontano dalla democrazia si possa immaginare, e tutto questo lo fa un partito che peraltro si fregia del titolo di democratico all'interno del proprio nome. Noi siamo, noi cittadini romani, adesso mi spoglio dai panni del consigliere, noi cittadini romani siamo commissariati da qualcuno che non è stato eletto e che tutta questa situazione, questo balletto di ci dimettiamo, non ci dimettiamo, lo fa sotto il falso titolo della democraticità. Allora, io credo che stiamo assistendo a uno spettacolo indecoroso e dovrebbe finire quanto prima. Sia che lo ordini Orfini, sia che finalmente qualcuno inizi a utilizzare la propria testa e a ragionare autonomamente. Ma guardi che lei ha usato una parola che io mi ha colpito, perché io la condivido e l'ho detta qualche settimana fa, quando è iniziata questa vicenda. La città è ostaggio. I cittadini romani sono ostaggio
di questa diatriba interna al PD e anche tra il PD e Marino. Sono ostaggio, tra l'altro qualcuno anche consenziente, l'ha visti lei quelli ieri al Campidoglio, erano contenti di tenere in vita questa immaginazione, questo sindaco che scende, non vi deluderò, ma per fare cosa non si sa. Ma guardi, io ho molto rispetto per quei cittadini che sono andati a manifestare in Campidoglio, perché pur avendo una visione politica completamente diversa dalla loro, per me e per il Movimento 5 Stelle Marino non è stato in grado di governare in questi 2 anni e quindi per questo deve dimettersi. Poi c'è stata Mafia Capitale che ha aggravato la situazione, eccetera. Quindi la posizione politica è nettamente diversa, ma quei cittadini hanno tutto il mio rispetto, innanzitutto perché si stanno riappropriando di una fetta di vita politica che il PD, il partito che si fregia, ripeto, del titolo di democratico, gli sta togliendo. Il PD sta decidendo se Marino deve o non deve cadere, lo sta facendo al di fuori dell'aula consiliare, che è l'aula dove siedono tutti i consiglieri eletti. Quei cittadini, a torto o a ragione, secondo me a torto, ma questa è la mia opinione, è l'opinione del Movimento 5 Stelle, quei cittadini stanno chiedendo al PD di fare qualcosa di assolutamente democratico, di riportare in aula questa crisi e di far sì che siano i consiglieri che loro hanno eletto, insieme a Marino, siano loro stessi a dire a Marino: per noi questa storia deve finire, dimettiti, ti sfiduciamo. Quindi quei cittadini stanno facendo un atto assolutamente coraggioso che secondo me va rispettato e lei non lo sta facendo. Lei su questo, Raggi, mi è simpatica, ma lei su questo fa politica, io la capisco. Questi sono in conflitto col PD, lei dice Movimento 5 Stelle, è più giusto quello che diciamo noi, lei è tutta contenta di questo conflitto tra il PD e una parte del suo elettorato. No, io non sono contenta perché la città di fatto è bloccata da Mafia Capitale e poi dalla storia, chiamiamola così perché ormai è così che esce sulla stampa, dalla storia degli scontrini in poi la capitale è bloccata, sì, però, non solo sull'attività ordinaria ma anche sul giubileo che praticamente inizia domani e siamo completamente fermi, quindi io sono molto preoccupata. Sì, lo so. Non faccio politica su questo, io faccio politica su questa situazione disastrosa che sta portando avanti una persona che non è stata eletta da nessuno. Sì, Orfini, lei l'ha detto. Però lei sa benissimo, e io glielo chiedo ancora provocatoriamente anche, lei sa benissimo che tutta questa vicenda, voi avete una chance, una possibilità di dominarla, di vincere la vostra battaglia se si fanno le elezioni, perché se non si fanno le elezioni tutta questa vicenda alla fine sommerge pure voi. Perché anche il Movimento 5 Stelle, come fu per Marchini l'anno scorso, quando chiese il commissariamento, resta nel limbo di coloro che sono sospesi in attesa di elezioni che non si fanno, perché una volta chiede le dimissioni del PD, un'altra volta scende in piazza l'altro PD per dire che non si deve dimettere, Marino è lì, ci fa le sue risate, ma insomma qui se non si vota non c'è possibilità di uscire dalla palude. Ma noi lo chiediamo dall'esplosione di Mafia Capitale, noi chiediamo con forza che la città sia rimandata al voto quanto prima. Abbiamo depositato circa 2 settimane fa una mozione di sfiducia e invitiamo tutte le forze, le altre forze politiche, anche quelle del PD, se davvero intendono mettere fine a questa avventura incresciosa, le invitiamo a votare la nostra mozione di sfiducia, che peraltro, secondo le norme regolamentari, può essere votata già oggi, già domani, altrimenti la mozione ha dei tempi, questo particolare atto ha dei tempi prima trascorsi i quali non può essere votata. Per cui, siccome noi abbiamo un atto pronto, se davvero intendono sfiduciare Marino, lo facciano. Noi siamo ben lieti. Per noi, ovviamente, i romani debbono tornare al voto. E mi permetta una battuta su Marchini, perché l'ha sollevata lei questa cosa. Sì, l'ho sollevata io. Posso? Certo. Io vorrei ricordare, perché ultimamente si inizia un po' a sentir parlare di Marchini, ma io vorrei ricordare che Marchini, e mi verrebbe da dire Marchini chi,
prima della scorsa campagna elettorale, ha tappezzato Roma, ha invaso Roma con i suoi cartelli, con i cuori, Roma ti amo. Poi quando ha perso le elezioni, perché le ha perse, non si è degnato di venire in aula se non ogni tanto per mettere la firma e impedire la decadenza, perché se si è assenti per più di 10 volte consecutivamente si decade da consigliere. Quindi lui veniva, metteva la firma, stava un pochino al tablet e andava via. E quindi io mi chiedo, dov'è tutto l'amore per i cittadini che proclamava in campagna elettorale? E adesso, alla vigilia delle prossime elezioni forse, sta iniziando a riuscire fuori. Allora, io credo che i romani debbano e siano in realtà coscienti di quello che sta capitando. Da un lato abbiamo qualcuno che quando c'è ora, c'è odore di elezioni, ritira fuori la testa e inizia a preparare campagne, programmi, cose fantastiche, poi però non le applica, addirittura non viene neanche in aula. Dall'altro abbiamo un partito che si dice democratico, che vuole governare questa città, ma che per 2 anni l'ha lasciata in ginocchio, ha lasciato macerie di questa città e sta continuando a tenerla sotto scacco, impedendo alla città di tornare al voto. Dall'altro abbiamo Renzi, che se da un lato dice certo bisognerebbe proprio andare a votare in primavera, però è circondato da persone che iniziano a sollevare il problema. Ma se si andasse al voto in primavera c'è il giubileo, ci potrebbero essere problemi di ordine pubblico, che mi fa sorridere, perché tutto questo viene detto da coloro che si professano democratici. Ce lo ricordiamo questo? Se... tutto questo è quanto di più lontano dalla democrazia si possa immaginare. Lei li conosce questi consiglieri? Penso ci avrà parlato in questi 2 anni e mezzo, alcuni ci avrà parlato di più, altri di meno. In realtà chi sono e quanti effettivamente rispondono al Partito Democratico e quanti rispondono al Partito Democratico di prima, che è quello che li ha detti, che non è lo stesso di Orfini, eh? Ma diciamo che rispondono tutti al Partito Democratico di prima, poi di fatto rispondono tutti al Partito Democratico, anche in aula i loro voti erano sempre compatti e seguivano proprio il pollice, noi lo chiamavamo il pollicione del capogruppo, perché a seconda di come fosse orientato il pollice loro votavano sì, no o astensione, senza mai una defezione. E quindi io non credo che si discosteranno in questo caso da quelle che sono le decisioni del loro nuovo capo, quindi Orfini, quello che noi abbiamo simpaticamente chiamato il papà Orfini. Non credo che siano in grado di fare qualcosa di diverso. Lo chiamate papà Orfini? Lo chiamate papà Orfini? Papà Orfini, papà sì, Orfini. Perché praticamente li comandava. Però da quello che si capisce, me lo diceva prima la Meli, l'avrà sentita anche lei, invece molti di loro non vogliono obbedire per niente a papà Orfini. Lo vedremo in aula. Lo vedremo, sì. Se mai verrà convocata, perché ovviamente hanno tutti paura di dover esprimere una decisione, no? Se loro in aula danno le dimissioni, voi naturalmente mettete sul piatto anche le vostre e così si scioglie, no? O no? Beh, attenzione, perché per ottenere lo scioglimento bisogna avere 25 consiglieri dimissionari. Loro sono 19, noi siamo 4. Ma i conti non tornano. Ci saranno altri 4. Se dimettessero in 21 e ci pensiamo. Ci saranno devono trovare altri 2. Ci saranno altri consiglieri dell'opposizione che votano per lo scioglimento, no? Bisogna vedere. Quello che si dichiara ai giornali, quello che si dichiara all'esterno è completamente diverso da quello che accade in aula. L'abbiamo imparato in 2 anni. Ma vabbè, questa è una riflessione. Vediamo alla prova dei fatti quello che succede. Questa è una riflessione interessante. Io rimango con la mia domanda oggi a Marino, che sembra che voglia addirittura ritirare le dimissioni per farne un problema di aula, per farne un problema di aula, che è questa domanda, l'avete nel titolo, te ne vai o no? Lo chiedo perché a Roma perché si dice, no? Te ne vai o no? E si chiede. Sì, a Roma si dice. Si dice credo in tutta Italia. Io la saluto, la ringrazio di questa... Grazie a lei. Come la pensa sulle carni e i salumi? Lei sarà... come me, amante della mortadella, penso, non mi dica di no, non mi faccia quella che è romana. Ne mangio con moderazione. La mangia però con moderazione, ma la mangia, sì, perché sennò perdeva un sacco di voti a Roma, A Roma fanno la focaccia con la mortazza. Diciamo che a Roma, allora a Roma si dice la pizza bianca con la mortazza. Brava Virginia. Sì, quasi piatto tipico. Brava Virginia, però grazie. Diciamo che con moderazione forse si può mangiare. Va tutto. Bene, la ringrazio, alla prossima volta. Poi la chiamo sempre per farmi spiegare. E lo fa bene e vi do appuntamento a domani alle 13:30 con Fatti e Misfatti e vi lascio
naturalmente alle notizie TG Com.